Volevo condividere con voi una parola che il Signore ha messo nel mio cuore, come essere liberi attraverso il perdono. Cos'è il perdono? Sappiamo che cos'è il perdono perché l'abbiamo ricevuto il perdono. Ecco, Gesù Cristo è venuto sulla terra, è venuto nelle nostre vite affinché noi possiamo ricevere il perdono. Noi quando predichiamo Gesù agli altri, predichiamo di questo Gesù che va accettato nella propria vita. Quindi le persone hanno bisogno di ricevere il perdono dei loro peccati. Volevo fare una piccola distinzione su questo, perché c'è un peccato che rimane nella carne e quello non va via perché è nel corpo, è nella carne. Poi c'è un peccato che è nello spirito, che è la separazione da Dio, che quando tu ricevi Gesù Cristo, il tuo spirito nasce di nuovo e sei unito di nuovo con Dio. Ma per avvenire questo ci deve essere un perdono che tu devi ricevere dei tuoi peccati. Quindi, quando ti predicano Gesù, tu hai compreso che tu eri un peccatore. Quando tu hai compreso che eri un peccatore, hai ricevuto il perdono. Non tutti, purtroppo, ricevono questo perdono da parte di Dio. Il perdono è stato messo a disposizione da 2000 anni, dalla morte di Gesù Cristo, fino ad oggi, perché siamo nel tempo, nella dispensazione della grazia, è messo a disposizione per tutti questo perdono. Ma purtroppo non tutti vogliono ricevere questo perdono. È un perdono attraverso il sacrificio dell'agnello, che è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Quindi Dio, quando tu ricevi il perdono di Gesù Cristo, Dio non guarderà più te come persona, ma guarderà Cristo che è in te, che è senza peccato. Quindi questa è una certezza, questa si chiama giustificazione per fede, perché questo ti fa ricevere una certezza interiore, una gioia interiore, che Dio non mi guarda più come peccatore, ma mi guarda come giusto. E questo mi deve dare motivazione in più. Per questo noi predichiamo Cristo. Noi predichiamo la potenza di Dio, la grazia di Dio. Noi predichiamo la sapienza di Dio. Qual è la sapienza? Appunto, far ricevere il perdono dei peccati alle persone. E questo è il primo messaggio che hanno ricevuto gli apostoli, che è stato trasmesso anche a noi attraverso la scrittura. Infatti, se noi cominciamo a leggere, se avete la Bibbia, è molto importante che mi seguite con la Bibbia perché la rivelazione viene anche se noi seguiamo attraverso la scrittura, da Matteo 28, verso 19 al 20. Vediamo il grande mandato. Qual è il grande mandato? Il mandato che ha ricevuto ogni credente. Non hai bisogno di un ministero particolare, tu devi, una volta che tu hai ricevuto Cristo, hai ricevuto anche questo mandato, che è quello di andare a predicare il Vangelo. E lo leggiamo in Matteo 28, verso 19, e dice: andate dunque e fate discepoli, non dice credenti. Amen. Dice, fate discepoli, discepolo è coloro che vogliono conoscere la parola di Dio, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi dice il verso 20, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Che grande promessa! Uno, dobbiamo comprendere che il nostro compito è quello di andare. Se noi non andiamo a predicare, se non entriamo in una città attraverso la predicazione, Cristo non si può manifestare. Quindi, se noi siamo approdati in un territorio, il nostro compito qual è? È quello di andare attraverso la predicazione. Primo impatto è che le persone devono vedere che tu hai Gesù nella tua vita, attraverso ciò che predichi. Cosa predichi? Gesù Cristo. Cosa devo predicare? Quindi c'è un messaggio che Gesù ci ha lasciato, che è quello di far ricevere il perdono dei peccati. Come devo far ricevere il perdono dei peccati? Sì, perché le persone sono separate da Dio, sono nemici di Dio.
Tutte le persone nel mondo, devi comprendere, che sono separati da Dio, sono nemici di Dio. Ma tu sei un ambasciatore del suo regno. E quando tu arrivi come ambasciatore del regno di Dio in un territorio, tu dai la possibilità a un'altra persona, attraverso la tua predicazione, anche la tua testimonianza, di far ricevere questa salvezza, di condividere questa salvezza. E questo è glorioso, perché solo alla Chiesa è stato dato questo compito. Non ce l'hanno in particolar modo i pastori, gli apostoli, profeti. No, 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 no. Questo messaggio, questa unzione, questa grazia o questo comando è stato dato a tutti i credenti. Tutte le persone credenti nate di nuovo in Cristo hanno il compito di predicare Gesù Cristo e far ricevere il perdono dei peccati. Se noi leggiamo anche in Matteo 26, qualche capitolo indietro, dal verso 28, Gesù alla comunione, all'ultima cena, condivide quello che sarebbe successo negli anni a venire, nei periodi a venire, che è proprio quello, il far ricevere il perdono dei peccati. Leggiamo Matteo 26, dal verso 28, e dice: perché questo è il mio sangue. Sta facendo l'ultima cena, quindi la comunione. E dice: perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è stato sparso per molti, per il perdono dei peccati. Per il perdono dei peccati. Quindi da qua vediamo che il sangue di Gesù Cristo ha il potere di perdonare i peccati. Per questo noi facciamo fare la preghiera di salvezza. Facciamo fare una confessione con tutto il cuore di ricevere il perdono attraverso il sangue di Cristo. Quindi l'invocare il sangue di Cristo è molto importante perché è come se fosse una spugna spirituale che cancella ciò che era sporco, quello che era di lordura nella nostra vita. Ora è vero che i nati di nuovo in Cristo, Dio non guarda più i nostri peccati. È vero questo, perché il sangue di Cristo è stato sparso nella nostra vita, ma a ogni conseguenza, ok, a ogni peccato c'è una conseguenza. Questo non vuol dire, come purtroppo c'è questa linea di pensiero, questa falsa dottrina che dice non c'è bisogno che io confessi il mio peccato. No, 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 perché la confessione fa parte della redenzione. Quindi quando io confesso il peccato, anche se io ho peccato da nato di nuovo, è vero che Dio non mi guarda attraverso il mio peccato, ma Dio mi guarda attraverso il sangue. Ma io se non confesso quel peccato, significa che io non mi sto pentendo di quel peccato. E senza pentimento non c'è remissione. Quindi è connesso. Se io commetto peccato, io devo avere l'umiltà di ravvedermi, quindi chiedere perdono, pentirmi di quel peccato. E confessarlo con la mia bocca. A quel punto il sangue di Cristo che ho invocato nella mia vita mi lava e mi purifica da ogni mio peccato. Ok? Questo è molto importante che noi lo comprendiamo, perché c'è purtroppo falsa dottrina che dice: no, non c'è bisogno che tu ti ravvedi, non c'è bisogno che tu invochi il sangue di Gesù, non c'è bisogno, basta che tu l'hai fatto una volta e questo basta per sempre. No, 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 no. Questa è una falsa dottrina, è un falso insegnamento che purtroppo è entrato nella Chiesa e molti credenti stanno inciampando nella fede perché credono a queste favole. Purtroppo credono a queste favole. No, no, quando tu commetti peccato, tu devi ravvederti. Devi pentirti da quel peccato, confessare a Gesù Cristo, il sangue di Gesù Cristo che ti lava e ti purifica da ogni peccato. Perché se non facciamo questo, sapete cosa accade? Il diavolo è sottile in questo. Ti spegne la coscienza e ti dice: la grazia di Gesù è stata data per farti fare ciò che vuoi. Non, ma la grazia di Cristo non ti è stata data per fare ciò che vuoi. La grazia di Cristo è la potenza di Dio per vivere senza il peccato. Okay? Ripeto, la grazia di Gesù Cristo, come dice Tito, è la potenza di Dio per farti vivere senza peccato. Amen? Ok, compreso questo, sappiamo che noi dobbiamo far ricevere alle persone il perdono dei peccati. E questo messaggio lo troviamo anche dopo Pentecoste, quindi dalla morte di Gesù Cristo alla discesa dello Spirito Santo, alla prima predicazione di Pietro a Pentecoste, lo troviamo in Atti, capitolo 2, dal verso 37. Mi seguite? Man? Vado troppo veloce? Ok. Fatemi un cenno, è tutto ok? Gloria a Dio.
Atti 2, verso 37 al 39, prima predicazione di Pietro. Amen. Ci siete. Ok, Pietro, ripieno di Spirito Santo, comincia a parlare, a predicare agli ebrei. Ok? Comincia a predicare agli ebrei di Gerusalemme e gli dice: Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: Fratelli, che cosa dobbiamo fare? Dopo che Pietro gli ha parlato di Gesù per ricevere la salvezza, si sono posti questa domanda. Quindi, che cosa dobbiamo fare per ricevere questa salvezza? Andiamo avanti, verso 38. Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani e quanti il Signore ne chiamerà. Noi siamo qui quelli che il Signore ne chiamerà di allora, ok? Quindi il primo passo era un ravvedimento, capire che io ero peccatore, ricevere il perdono. Quando io ricevo il perdono, ricevo il dono dello Spirito Santo. Non confondiamoci, perché in questo caso l'Apostolo Pietro non sta parlando del battesimo dello Spirito Santo con la manifestazione delle altre lingue, ma sta parlando di un dono dello Spirito Santo. Qual è il dono immeritato che tu hai ricevuto? La salvezza, perché è un dono immeritato. Quindi una volta che una persona, in questo caso gli ebrei, ma anche noi, ci siamo ravveduti, abbiamo confessato con la preghiera di salvezza che io ero un peccatore, arriva il dono dello Spirito Santo, quindi arriva lo Spirito Santo in me e a quel punto nasco di nuovo, ok? Ricevo il dono, ricevo lo Spirito Santo, ok? E adesso lo vediamo, perché è molto importante, perché ci sono persone che non ricevono questo dono. A questo punto stanno bestemmiando contro lo Spirito Santo, ma adesso ve lo dimostrerò attraverso la scrittura. Amen? Quindi loro dovevano pentirsi, confessare il peccato. A quel punto ricevevano il dono dello Spirito Santo, che è il dono della salvezza, perché lo Spirito Santo è Cristo e Cristo è salvezza. Ricevono lo Spirito Santo e nascono di nuovo. A quel punto ricevono l'eternità, perché chi riceve Cristo riceve l'eternità. In Atti infatti 10, dal verso 43, ribadisce la stessa cosa e dice a lui, cioè a Gesù Cristo, rendono testimonianza tutti i profeti, cioè tutto quello che era stato scritto nel Vecchio Testamento, e dice che chiunque crede in lui, in Gesù Cristo, riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Wow! Quindi dal momento in cui io ricevo Gesù, quindi mi ravvedo, ricevo il perdono che è a disposizione per me, ma sta a me riceverlo, ok? Non è arrivato per tutti gli uomini. È a disposizione per tutti gli uomini, ma non tutti gli uomini lo ricevono. Ma quando ricevono e accettano il suo perdono, cosa accade? Ricevono l'eternità. Uno, attraverso il suo sangue vengo cancellato di tutti i miei peccati, ma anche attraverso il suo nome. Quindi nel nome di Gesù Cristo io posso avere la cancellazione di tutti i miei peccati del mio passato. Beh, e attraverso il suo sangue posso avere proprio la pulizia di questi miei peccati, del mio passato. E non mi devo sentire più schiacciato dal mio passato, di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto, perché Dio non mi condanna. Ricordiamoci, anche se io pecco, Dio non mi condanna. Satana sì. Ripeto, se io pecco, anche volontariamente, Dio non mi condanna perché non c'è condanna per coloro che sono in Cristo. Ok? Se sono in Cristo, non c'è condanna in me. Il problema dov'è? Che Satana è pronto lì a condannarmi, perché lui è legalista. Quindi a ogni azione c'è sempre una conseguenza, ma Dio non mi manda la conseguenza, è Satana che mi manda la conseguenza, perché Dio è amore e Dio non condanna e giudica nessuno, anche se saremo giudicati. Ma non per l'eternità, saremo giudicate per le opere di fede, ok? Ma questo è un altro discorso. Quindi non sentiamoci in colpa se io ho vacillato in qualche modo. Invoca il sangue di Gesù, chiedi perdono, ravvediti, a quel punto ci deve essere un cambio di direzione. Questo mi permette di vivere sempre nella pienezza dello Spirito Santo. Quando una persona non riceve il perdono,
quando una persona purtroppo non riceve questo perdono che è a disposizione da 2000 anni su questa terra. Mettiamo caso che Dio si usa di te per predicare a una persona. Quella persona decide di non ricevere e di non accettare quel messaggio che tu gli stai dando. A questo punto cosa accade? Leggiamo Marco, capitolo 3, versetto 28 a 29. E dice la scrittura: in verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno ed è sottoposto a giudizio eterno. In altre parole, quando noi predichiamo di Gesù a una persona e quella persona non accetta il perdono da parte di Gesù Cristo, già si sta trovando in una posizione di giudizio contro Dio, perché abbiamo detto che tutti gli uomini sono sotto l'ira di Dio, ma tutti gli uomini possono ricevere la grazia attraverso la misericordia, attraverso il sangue di Gesù Cristo, possono ricevere il perdono. Quindi se io ho predicato a una persona e quella persona non riceve il dono dello Spirito Santo, che è Gesù Cristo nella loro vita, in realtà stanno bestemmiando contro lo Spirito Santo, perché non stanno ricevendo il dono dello Spirito Santo. È un atto volontario che sta facendo una persona, il fatto di rifiutare il perdono a disposizione per le persone. Cosa accade se io non ricevo il perdono? Se io non accetto il perdono di Gesù Cristo? Automaticamente io mi trovo dalla posizione da condannato. Quindi non è che sarò condannato in futuro, no, la condanna già mi parte da adesso, perché in questo tempo è la grazia. Se tu rifiuti la grazia oggi, non lo puoi ricevere quando sarà nell'aldilà. Il tempo ce l'hai qui. Fino all'ultimo giorno tu puoi ricevere la salvezza, ok? Questo è molto importante. Cos'è la bestemmia dello Spirito Santo? È proprio questo, il rifiutare la salvezza. Può un nato di nuovo a questo punto, una persona che è salvata, perdere la salvezza? Leggiamo in 1 Giovanni capitolo 5 dal verso 16 e ci schiarisce le idee, perché molti dicono che non perdono la salvezza, ma io sono convinto, anche perché l'Apostolo Giovanni lo dice, che molti credenti possono perdere la salvezza. Leggiamo 1 Giovanni capitolo 5 versetto 16 e dice: se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi. E non dice lo scrive su Facebook, lo dice a qualcun altro, ok? Dice di pregare, stati zitto e prega. Se vedi un fratello peccare, stati zitto e prega. Non lo scrivere su Facebook, non fare pubblicità. E poi dice, ed egli gli darà la vita. Quindi se preghi, tu gli dai la vita. E poi dice, a quelli che cioè commettono peccato che non è a morte, vi ho un peccato che è a morte. Non dico che egli debba pregare per questo. In altre parole, l'Apostolo Giovanni dice: se tu vedi un fratello peccare, che non è un peccato, che è un peccato a morte, ok? Tu devi pregare affinché recuperi quel fratello. Ma se è un peccato che è un peccato a morte, a quel punto non pregare nemmeno. Qual è quel peccato che è, come lo definisce l'Apostolo Giovanni, che è un peccato che è a morte? Cosa ti separa da Dio? Perché la parola morte significa separazione. Il bestemmiare contro lo Spirito Santo. A questo punto è una bestemmia. Se io rifiuto la salvezza, da credente, vivo in una dissolutezza, rifiuto Gesù Cristo nella mia vita, con le mie azioni, ma anche con la mia bocca. Comincio a sviarmi perché Satana è potente in questo. Satana entra con un inganno, con un piccolo seme e lui semina malvagità e amarezza, mancanza di perdono nel tuo cuore fino a quando ti porterà fuori dal piano di Dio. Lui riesce a fare questo. A questo punto riuscirà a usare la tua bocca per rinnegare Dio. A quel punto, se tu rinneghi Dio,
Ma lo fai con coscienza e convinzione, dire no perché io rinnego Dio così, no, con coscienza e convinzione che tu ti allontani, non credi più nella salvezza di Cristo, quindi ti allontani da Dio volontariamente, a quel punto tu stai bestemmiando contro lo Spirito Santo e sei nella condizione di un peccato che è destinato a morte, cioè a separazione da Dio. Che terribile condizione. Ma se io pecco, ok? Se io entro in una condizione di peccato, cosa devo fare? Ok? Prima Giovanni, capitolo 1, verso 9. Il confessare che è molto importante, perché molti dicono che confessare non c'è più bisogno, perché la grazia di Cristo è stata sparsa, il sangue di Cristo è stato sparso, quindi non c'è bisogno che io ogni volta chiedo perdono o invoco il sangue di Gesù. Non è così. Leggiamo prima Giovanni, capitolo 1, dal verso 9. E dice la scrittura, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi ci deve essere una confessione. Quindi ho peccato, è vero che Dio Padre non mi guarda, non mi guarda per il mio peccato, perché c'ho Cristo, ma ogni azione, abbiamo detto, c'è una conseguenza. Io devo confessare quel peccato. Confessare, a quel punto egli, Dio, che è fedele e giusto attraverso Cristo, ci perdona e ci purifica da ogni iniquità. Ora, è molto importante che noi comprendiamo questo, perché questo è il piano della salvezza. Uno, fa ricevere la salvezza alle persone attraverso la nostra predicazione, fa ricevere il perdono dei peccati. Noi stessi dobbiamo vegliare sulla nostra condizione per vivere nella grazia di Dio. Cos'è la grazia di Dio? La grazia non è fai tutto ciò che vuoi e Dio mi perdona. No, la grazia è il favore di Dio immeritato per ognuno di noi. È la potenza di Dio per fare le cose. Questa è la grazia di Dio. È la potenza di Dio per vivere senza peccato. Cos'è la misericordia? La misericordia che cos'è? È quello che io mi meritavo perché ho peccato e mi meritavo una condanna, Dio me lo toglie. Questa è la misericordia di Dio. Quando io confesso il mio peccato, si attiva non solo la grazia, che è il perdono, ma si attiva anche la misericordia di Dio, cioè il male che mi meritavo, Dio me lo toglie. Straordinario. Per questo è importante che noi confessiamo quel peccato. Ok? Quindi torniamo sul fatto che se una persona adesso, perché qui si entra in un'altra posizione, ci sono molti pastori, ci sono anche molti insegnanti che dicono che se io non perdono il mio prossimo da credente, vado all'inferno. Io trovo nella Bibbia tutto questo in una maniera sbagliata, un'interpretazione che gli hanno dato in una maniera sbagliata, perché se io non perdono il mio prossimo, Dio non mi manda all'inferno. Com'è? Dio mi ha tirato dall'inferno, quindi se io non perdono mio fratello che mi ha offeso, vado all'inferno? Molti dicono di sì, che se tu non perdoni, tu vai all'inferno. Ma vogliamo far parlare la scrittura e dare giustizia alla verità. Amen. Matteo, capitolo 18, verso 43. Leggiamo. Questa è la storia che noi troviamo di questo padrone che condona il suo debito, condona il debito che doveva ricevere dal suo debitore e glielo condona. Ma c'è stato questo debitore che aveva un altro debito con un altro suo debitore e lui non gliel'ha perdonato. A quel punto il padrone dice: ah, tu non l'hai perdonato a quello, allora nemmeno io ti perdono. Matteo capitolo 18 verso 43, dal verso 43 al 45, e dice: e il suo padrone adiratosi lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore il proprio suo fratello. Ora, qui conosciamo, abbiamo detto questa storia, ma qui Gesù sta parlando degli ebrei. Nella legge, gli ebrei c'era occhio per occhio, dente per dente.
Quindi se tu non perdoni, non ti sarà perdonato. Se tu giudichi, sarai giudicato. Che l'occhio per occhio, dente per dente. Ma oggi siamo nella grazia. Leggiamo ancora Matteo capitolo 6, versetto 15, e dice: Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro le perdonerà. Ok? Questo è quello che dice Gesù agli ebrei. Ma adesso vediamo cosa succede nella grazia di Cristo. Ok? Ora è molto importante che noi perdoniamo? Sì. Perché se io non perdono, io non è che vado all'inferno se non perdono il mio prossimo. Se io non perdono, io vivo sotto il dominio degli aguzzini, cioè sotto le macchinazioni di Satana. Quindi se qualcuno mi ha ferito, come mi devo comportare? Uno, io devo perdonare quella persona. Se quella persona, o io ho ferito quella persona, io devo andare a chiedere scusa a quella persona che io ho ferito. Ok? Quindi quella persona deve ricevere le mie scuse. Non è che dico, ah, lui mi ha ferito, non voglio avere più a che fare con lui, lo perdono, ma non voglio avere a che fare. No, 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 io devo perdonare e il perdono deve essere di cuore. Non devo avere più risentimenti con quella persona. Devi essere lì pronto ad accoglierlo, ad abbracciarlo, perché questa è la natura di Cristo. Quindi il perdono è molto importante che noi lo riceviamo. Perché così come l'abbiamo ricevuto, è giusto che noi lo diamo agli altri. Ma se io non lo perdono, cosa accade? Dio mi manda all'inferno? No, Dio non mi manda all'inferno se io non perdono, ok? Se non perdono il mio prossimo. Il problema è che vivo male io, perché vivo sotto il dominio degli aguzzini, sotto il dominio dei demoni che mi stanno influenzando. Leggiamo un altro passo di Luca, capitolo 6, verso 37. Questo è ancora Gesù che parla agli ebrei. E gli dice: Non giudicate e non sarete giudicati, occhio per occhio, dente per dente. Non condannate e non sarete condannati, occhio per occhio, dente per dente. Perdonate e vi sarà perdonato, occhio per occhio, dente per dente. Questo è quello che Gesù ha detto agli ebrei. Ricordiamo che Gesù è venuto per le pecore perdute di Israele, non è venuto per i gentili. Ok? Il messaggio dei gentili lo troviamo da Atti 2 in avanti, lo troviamo con la discesa dello Spirito Santo. Da quel momento arriva la grazia di Cristo. Infatti, Paolo riprende questo messaggio e ci parla del perdono per noi credenti rispetto al prossimo. Noi dobbiamo perdonare? Assolutamente sì, per la nostra condizione spirituale, per non essere influenzati e dominati dalle macchinazioni di Satana, perché lui ci lavora su questa cosa, ok? Efesini, capitolo 4, dal verso 32, e dice: Siate benigni. Questo è per noi, questo è per i gentili, non è per gli ebrei, per noi, per i gentili. Efesini, capitolo 4, verso 32, e dice: Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Vedete? Paolo sta scrivendo a questa chiesa, Efeso, e gli dice: No, se tu non perdoni, Dio non ti perdona, ma ti dice di perdonarsi a vicenda. Quindi c'erano stati sicuramente dei discorsi. Dice, li esorta a perdonarsi a vicenda e poi dice: Così come Dio vi ha perdonato in Cristo. Non gli dice perché se voi non vi perdonate, Cristo non vi perdona. No, gli dice che già Dio vi ha perdonato in Cristo e quindi se avete la natura di Cristo, automaticamente dovete perdonarvi a vicenda, perché altrimenti cadete nelle macchinazioni di Satana. E questo lo troviamo in Prima Corinzi, capitolo 2, verso 10, e parla a questa chiesa a Corinto e gli dice: Ora, a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io. Perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto anche per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Quindi, se io non perdono, cosa accade? Che entro sotto le macchinazioni di Satana, comincia a tenermi legato in aria verso un'altra persona. E se io sono legato, non posso vivere le benedizioni di Dio. Se sono legato, io posso essere influenzato da demoni, posso ricevere uno spirito di infermità, posso vivere nella malattia, perché lui mi sta legando
in un'area della mia vita. Quindi non vado all'inferno se non perdono, ma entro sotto le macchinazioni di Satana. E questo lo troviamo in un ultimo verso, in Colossesi, capitolo 3, verso 13, che se io non perdono, ok, Cristo comunque ha perdonato anche la mia mancanza di perdono. E leggiamo, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Ok? Quindi se io ho un problema con una persona, quella persona mi ha ferito, lui ha ferito me, mettiamo caso che io ho ferito una persona volontariamente, ok? E io porto rancore a quella persona. Qua l'Apostolo Paolo ti sta dicendo di perdonare, ma non perché vado all'inferno se non perdono. Ma perché come Cristo mi ha perdonato, così devo fare io a un'altra persona, per non entrare nella macchinazione. Se ho la natura di Cristo, io vivo in automatico di perdono, ok? Vivo di questa conseguenza di perdono. E ripeto, il perdonare non vuol dire io lo perdono, però deve stare a casa sua. Il perdonare significa che io restauro la stessa relazione che avevo prima. Ora, naturalmente, se io ho bisogno di camminare con degli amici, come ha fatto Gesù, mi scelgo degli amici con cui camminare e questo è giusto che ci sia, perché non è che posso andare d'accordo con tutti. Quindi io ho bisogno di avere degli amici fedeli, leali, con cui io posso camminare, condividere la mia vita con queste persone. Infatti Gesù ci chiama amici. Infatti Gesù ne ha chiamati 12, i più stretti a lui, e tra i più stretti ne ha chiamati 3. Giacomo, Giovanni, e un altro discepolo con chi erano più, diciamo, con cui lui aveva più intimità. Gli amici è un'altra cosa, ma se una persona, un mio collega di lavoro o una persona strana mi ferisce o io ferisco, ho bisogno di uno chiedere perdono se ho ferito, ma se non sono stato io a ferire o mi hanno ferito, a quel punto io devo perdonare di cuore. Okay? Questo farà sì che io non entro nelle macchinazioni di Satana e vivo sempre con il mio cuore libero da ogni iniquità. Okay? Molto importante che noi comprendiamo questo, che la misericordia di Dio è stata sparsa nelle nostre vite per darci grazia su grazia. Quindi noi predichiamo agli altri per far ricevere l'amore. Okay? Ma soprattutto per far ricevere il perdono dei peccati, perché il problema del mondo è che il mondo non sa che è sotto condanna e ha bisogno di ricevere il perdono dei peccati e poi l'amore di Cristo. Amen. E io con questo piccolo messaggio, che piccolo non è, ma volevo condividere con voi questa parte meravigliosa del perdono che rende liberi le nostre vite, ma anche la vita degli altri. Ci vediamo venerdì in chiesa e martedì con la diretta di mia moglie. Grazie per come sei. Continuiamo a essere fedeli a lui e alla sua chiesa. Amen. Dio vi strabenedica per l'amore, per la fede, per l'apprezzamento, per la gioia, per tutto quello che fate per noi, ma sappiamo che Dio sta segnando, sta scrivendo ogni cosa e la tua passione, il tuo zelo, il tuo amore per le cose di Dio non si stancherà, ma sarà moltiplicato in benedizione, in grazia e in potenza. Ti voglio benedire nel nome di Gesù. Grazie Padre, rimani con noi e con tutto il tuo popolo eletto da Dio, ora e sempre. Amen e amen. Dio vi benedica.